Lechem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Chi volesse porgere delle domande ai nostri relatori, lo invitiamo a venire qui al microfono in modo che tutti possano ascoltare e così diamo poi la possibilità ai relatori di rispondere. Bene, se c'è qualche domanda, sono tantissimi ovviamente i punti toccati, gli spunti, e penso che un po' di stupore ci ha colti nel vedere anche tanti punti di concordanza, di vicinanza, anche in maniera molto profonda. Non è che io mi interesso tanto di fatti religiosi, però volevo partecipare a questo dibattito con una mia riflessione. Intanto ho avuto la sensazione che qui non ci fossero tre religioni, ma ce ne fosse una sola, va bene? Anche perché, ecco, quindi questo già la cosa che mi ha fatto un po' riflettere, anche perché i concetti detti dalla professoressa, da Padre Biagio e dall'imam erano gli stessi più o meno, va bene? Per cui io arrivo, diciamo così, penso che Dio non abbia una etichetta. Dio, voglio dire, si presenta agli uomini. E Dio è amore, Dio è dialogo. E Dio sta nei nostri cuori, va bene? Allora io dico, e allora perché oggi succede tutto quello che noi sentiamo, no? Questa divisione, queste guerre, tutte queste uccisioni in ogni angolo della terra, tanto che, voglio dire, ognuno si è, diciamo così, rinchiuso nel proprio privato e vede l'altro in cagnesco, con sospetto, va bene? E siamo un po' tutti quanti arrabbiati, anche perché, diciamo così, pensiamo che il vero messaggio di Dio venga malamente interpretato, specialmente quando alcuni vogliono far passare l'idea che si possa uccidere per il nome di Dio. Questo è un peccato. Io che sono un laico, e io considero un peccato chi si presenta con questa espressione. E allora, voglio dire, cosa bisogna fare, ecco la mia domanda, no? Per evitare che, ormai il presente è quello che è, pensiamo per il futuro, per, diciamo, ritornare a un mondo di pace, a un mondo di dialogo, perché qua il tema è il dialogo. E io penso che la prima cosa da fare è quella di, diciamo, far conoscere le comunità, di farle fondere, di farle parlare, e perché, diciamo così, la prima radice della violenza è quando i popoli oppure le religioni non parlano fra di loro e, voglio dire, ognuno si arrocca pensando di essere la vera religione. Quindi quello è il punto. Naturalmente noi che siamo il popolo minuto, noi dal basso questi messaggi non li accettiamo, non li condividiamo, va bene? Anche perché, voglio dire, i ragazzi di tutte le religioni frequentano le stesse scuole, parlano la stessa lingua, giocano insieme, anche nelle fabbriche ci sono musulmani e ebrei che lavorano insieme, e giocano a carte, magari vanno a fare sport in palestra insieme. E allora, se questo, voglio dire, avviene quotidianamente, poi mi viene, diciamo così, come effetto di questo mio discorso, l'idea che intanto il dialogo nella stragrande maggioranza della gente già c'è, va bene? E che questi violenti sono una piccola minoranza, e che, voglio dire, bisogna trovare un modo per emarginarli, per, diciamo così, farli ragionare, perché quello che sta succedendo adesso, quello che è successo pochi giorni fa in Belgio, prima in Francia, e poi naturalmente quello che succede tutti i giorni in Siria, in Medio Oriente, è una cosa mostruosa che offende Dio.
quel Dio che tutti noi, voglio dire, amiamo e che cerchiamo un po' di rispettare e di cui cerchiamo anche di giornalmente di portare avanti il suo discorso e la sua, il suo messaggio. Io vorrei chiedere, magari adesso come domanda, no? E cosa fare, diciamo così, affinché diciamo, sia il mondo musulmano, sia il mondo cristiano, sia il mondo ebraico, diciamo, diano un loro contributo per accendere questa fiammella di pace che piano piano si sta spegnendo. Ci sono delle cose da fare, oppure ci sono delle cose che non abbiamo fatto fino adesso e che invece possiamo fare? Volevo chiedere una cosa che possibilmente lavorando anche a scuola e tanti si chiedono, soprattutto volevo chiedere all'imam, quando nel Corano molti fanno leva su certe su certi versi, 123 versi parlano così, magari cercando anche su internet, dove i musulmani sono incoraggiati da questi versi a occuparsi per la gloria di Allah, ad andare contro i miscredenti, chiamati così. Cosa noi dobbiamo rispondere? Perché il Corano in certi passi incita alla violenza, addirittura ad assediarli, preparare imboscate, sura 995, adesso non sono un esperto per carità, cito cose così a caso. Cioè, come facciamo noi a rispondere che l'Islam è quello che avete presentato voi, ed è veramente, io spero sia questo, in ogni caso, contro chi invece cerca di instillare l'odio e portarlo avanti affinché non ci sia pace tra le religioni. Signor Pippo Curella. No, io volevo un attimino prima fare una piccola provocazione, dico a Giuseppe. Giuseppe ha letto delle parole di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, e si è permesso di aggiungere un'altra parola, giusto? Perché? Me lo spieghi, perché è sembrato logico in questa sede aggiungere quest'altra parola. Ora, siccome io penso che San Giovanni Paolo II non parlava a caso, c'è un motivo per cui lui ha detto questo, ma c'è anche il motivo per cui Giuseppe in questa sede ha aggiunto questa cosa. E, lo volevo capire. Altro discorso, io ringrazio Padre Biagio e tutti gli amici che ho seguito da tempo per questa riunione. Chiedo all'imam se una riunione di questa è possibile magari farla a Jeddah. Jeddah è una città sul Mar Rosso a 50 km dalla Mecca. Non è possibile. Questo è anche, dobbiamo chiederci anche, che c'è una diversa sensibilità in questo momento fra un certo mondo e un altro. Io ci sono stato in quei paesi e per poter assistere alla messa di Natale il prete è dovuto venire nella veste di ambasciatore e quindi abbiamo dovuto fare la messa all'interno dell'ambasciata italiana. Allora, questo è il senso che dobbiamo un attimino chiederci, perché ogni tanto poi riusciamo, ecco, a non dialogare. Queste sono le riunioni che secondo me sono quelle costruttive, dove abbiamo visto, e non potrebbe essere altrimenti, che un Dio non può pensare, non può dire uccidete l'altro, perché non, lo stesso Dio non può dall'altro lato dire siamo tutti buoni, gli altri sono tutti cattivi. E questo dialogo è importante, ma la difficoltà che io ho è nei confronti di quei paesi, poi mi dirà che è una questione politica, che la monarchia dell'Arabia tiene in questo modo perché è una questione di potere, ma siamo a 50 km dalla Mecca, io l'ho vissuto e quindi ho questa difficoltà a comprendere cosa possiamo fare. Questo dialogo,
parlarci sinceramente e dire questa cosa non mi piace, non aggiungo una parola a delle parole dette da un santo, perché voglio essere un attimino corretto, così, insomma, non c'era motivo, perché quelle sono le parole che ha detto. Noi siamo qui perché accogliamo, certamente mi ha fatto molto piacere sentirla, veramente, ma, però ecco, siamo un attimino più sincere, insomma, in questo senso, nel dirci anche le cose che secondo noi non vanno bene. Grazie. Ignazio. Sì, i problemi pratici sono importanti, hanno bisogno di essere affrontati. Io volevo un attimo riportare magari la discussione su un aspetto un po' diverso. Pensando a questo incontro stamattina, mi risuonava in mente l'espressione evangelica dell'amore al nemico, perché mi sembra che questo paradosso prettamente cristiano stia forse alla base di una non violenza e non guerra nei confronti degli altri. Ecco, allora volevo chiedere, Padre Biagio, per la parte cristiana, quale può essere il senso di questo amore al nemico? Alla professoressa Bartolini, quali possono essere le radici vecchio testamentari, insomma, ebraiche di questa espressione? E che cosa c'è nella tradizione musulmana simile a un'espressione di questo genere, l'amore al nemico? Buonasera all'imam di Agrigento. Niente, io volevo fare una domanda alla professoressa Bertini, perché io provengo intanto dalla Tunisia, quindi sono cresciuto nel mondo islamico, arabo, e sappiamo poco sull'ebraismo. Dei nostri testi sacri, ovviamente, come diceva l'imam, rispettiamo, proprio per adorazione a Dio, rispettiamo le altre religioni monoteiste, perché è chiaro, il Corano è esplicito. Gli ebrei di Gerba vivono da 3.000 anni in pace, diciamo, si sentono tunisini come noi. Soltanto in atto questo disguido, questa mal comprensione, ovviamente con la questione palestinese o israelo-araba. Solo intanto una piccola domanda, perché detto da uno che si è convertito all'ebraismo italiano e diceva la differenza tra Torah e Talmud, che Talmud praticamente sono, se è vero o no, sono dei libri dei rabbini durante gli anni, che praticamente sono forse 400 kg, quindi nessuno può vederle. Sì. Quindi alla fine non sono sacri. Nel senso che quelle che diceva lei, che sono solo commenti, diciamo, c'è la parola di Dio rivelata a Mosè, poi c'è quella umana. Niente, vorrei solo aggiungere brevemente, perché è molto complicato l'argomento, come la domanda che ha fatto lui, che risponderà a lui, che il Corano ci insegna a dialogare anche con il nemico, che l'ha fatto Dio stesso. Nel Corano, nella seconda sura di Al-Baqarah, riporta tutto un dialogo tramite Dio e Iblis, Satana praticamente. Anche se abbiamo un concetto diverso con i cristiani, per noi Satana era uno spirito, non è un angelo, per dire, diciamo, la nostra, uno spirito che è arrivato a avere il livello degli angeli, è stato con gli angeli quando Dio poi creò Adamo. Lui ha rifiutato per orgoglio, per, diciamo, tra virgolette, per razzismo, perché lui è stato creato dal fuoco, e l'uomo dalla terra, quindi è più basso. Però nonostante questo, Dio ci insegna il dialogo anche con il nemico. Dio ha avuto con lui, nonostante una sua creatura poteva annientarle, Dio onnipotente, riporta diversi versetti come botte risposte, diciamo. Alla fine Satana, che Dio, per volere di Dio, per metterci alla prova, le ha detto: concedimi il tempo fino al giorno del giudizio e vedrai che io farò tentare tutti gli uomini per portarli con sé, diciamo, all'inferno. Dio gliel'aveva dato. Con questi versetti molti musulmani anche ignorano questo, che Dio ci insegna proprio al dialogo con il diverso, anche con il nemico, perché non ha senso dialogare con uno che ha la stessa storia. Per il resto, solo una piccola
pure intervenendo sul fatto attuale del terrorismo, eccetera, che noi viviamo anche, siamo, come dire, subiamo purtroppo sia la disinformazione, sia gli equivoci, sia anche le accuse ingiustamente. È tutto coperto dalla politica. Quindi con le domande che ha fatto lui sull'Arabia Saudita, Jeddah, la questione della reciprocità, oppure tutte le atrocità in Siria, io come facciamo? Noi non facciamo niente, noi come musulmani, come cristiani, diciamo spirituali, preghiamo solo Dio, ognuno fa la sua parte. Ma se veramente vogliono finire, chi ha il potere nel mondo potrebbe finire, perché basta pensare all'interesse, al petrolio, alle forze, diciamo, all'alleanza qua e là, e tante crisi dietro, e la politica, la religione non c'entra niente. Grazie. Cominciamo a rispondere alle domande. Io per primo, non per mettermi davanti ai relatori, ma giusto per togliermi invece di mezzo, rispondo subito alla domanda, visto che abbiamo la slide qui, come mai io ho inserito anche giudei, cristiani e musulmani quali figli di Abramo. La risposta è semplice. Intanto il discorso di Giovanni Paolo II nell'80 era all'interno del contesto del dialogo ebraico-cristiano, quindi è chiaro che lui stava parlando in quel contesto e non poteva che dire giudei cristiani. Io lo aggiungo perché sappiamo tutti che Abramo è riconosciuto unanimemente da tutti e tre i monoteismi come il padre nella fede, e la cosa, io credo, è proprio da fare come compito comune tutti noi di ascoltare come ogni tradizione religiosa interpreta la figura di Abramo, perché ascoltare come la tradizione islamica legge la purificazione dall'idolatria, Abramo come l'uomo della vera fede, della fede pura in Dio, no? Come l'ebraismo legge appunto sempre il cammino di Abramo, e come noi cristiani lo rileggiamo attraverso la chiave ermeneutica data da Gesù Cristo, è qualcosa che stupisce, perché ci chiama e ci interpella fortemente a quella conversione di cui ci parlava Padre Biagio. Quindi non è assolutamente una forzatura, ma anzi è un rispetto anche della storia, dire che giudei, cristiani e musulmani sono figli di Abramo. Io mi fermo qui e lascio la parola ai relatori per le loro risposte. Intanto grazie davvero a quanto appena detto sia da Giuseppe che da tutti quelli che sono intervenuti. Comincerei proprio dalla domanda dell'imam di Comiso relativa al Talmud. E lo ringrazio anche per questa domanda, perché mi permette di chiarire un attimo qual è l'orizzonte dei testi sacri nell'ebraismo. Ora, dovete tener presente che nell'ebraismo si parla di Torah, che significa insegnamento rivelato più che legge, come molti traducono. Torah significa proprio insegnamento rivelato, tant'è che questa parola viene da una radice verbale che indica proprio insegnare, portare verso un obiettivo, e secondo la tradizione è stata data al Sinai in due forme: quella scritta, che è quella che fa parte dell'Antico Testamento cristiano, in senso stretto il Pentateuco, in senso ampio Pentateuco, profeti e scritti, ma Dio al Sinai ne ha data anche una orale. E la Torah orale cos'è? Innanzitutto la Mishnah, la cosiddetta ripetizione, che è stata fissata proprio nel periodo in cui si formavano i Vangeli, e poi tutti i commenti che la tradizione ha fissato e ancora in atto su Torah scritta e orale, confluiti appunto nel Talmud. Talmud significa studio, quindi il Talmud fa parte della tradizione orale, che dal punto di vista della comunicazione non è mai finita, perché è vero, il Talmud è stato scritto, lo stiamo traducendo in italiano, ma ci sono tutti quei quesiti ai quali i rabbini e i sapienti rispondono, la cosiddetta letteratura dei responsi, che periodicamente viene raccolta, pubblicata e diffusa nelle comunità. Anche questa è Torah orale. Per cui, dal punto di vista ebraico, il Talmud è importante tanto quanto la Torah.
quindi tutto viene dal Sinai. Questo, permettetemi di dire, è uno dei problemi che inizialmente ha creato molta tensione nei secoli passati fra ebrei e cristiani, perché ebrei e cristiani dicono: abbiamo un testo sacro comune, è vero, il vostro Antico Testamento è la nostra Bibbia, ma per noi non si ferma lì, perché c'è tutta la tradizione orale che la interpreta. Oggi che i cristiani stanno imparando a conoscere questo, capiscono perché non possiamo leggere il testo biblico se non alla luce anche dell'altra parte di rivelazione. E allora, proprio riguardo l'amore verso i nemici, vorrei riproporvi una slide che abbiamo visto insieme poco fa, dove proprio la Torah orale, la tradizione orale attraverso il Talmud, parla di amore verso i nemici, laddove si insegna a non vendicarsi ma a perdonare, anche quando è il nemico ad offenderci. E tra l'altro il fondamento di questo commento si trova proprio nel Pentateuco, laddove si danno disposizioni circa l'asino del nemico. E le disposizioni cosa sono? Come rispettarlo? Perché è il segno di un bene che appartiene a una persona che è pure d'accordo il mio nemico, ma ha diritto quanto me a vedere rispettati i suoi beni. Quindi l'amore verso i nemici è un insegnamento tradizionale nell'ebraismo fin dai tempi più antichi, ma non è contenuto principalmente in quella che anche i cristiani chiamano Bibbia, ma nella tradizione orale. Un piccolo richiamo a chi in forme diverse chiedeva cosa si può fare per educarci a questa sensibilità. Vorrei riprendere proprio le battute conclusive del nostro imam di imam Spoto, quando parlava appunto dell'impegno in particolare della Coreis in tante iniziative di dialogo italiane. Ecco, io vengo da una città, Milano, dove posso testimoniare quanto la Coreis e le comunità cristiane, cattolica e non, sono presenti in tutte le iniziative cittadine di dialogo più importanti, ma ormai da più di un anno la comunità islamica italiana, la Coreis appunto, è partner con la facoltà teologica dei seminari interreligiosi che offriamo agli studenti soprattutto di scienze religiose che diventano insegnanti e quindi andranno a insegnare religione nelle scuole, così come sta collaborando al master che citavamo all'inizio, il primo master italiano su fonti e istituzioni dei tre monoteismi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che solo attraverso la formazione possiamo far cambiare mentalità, educando al dialogo e al rispetto. Perché molte volte quelle situazioni dove il fondamentalismo prevale sono purtroppo determinate da contesti storico-politici complicati. Vi faccio un solo esempio. La famiglia di mia madre è vissuta per lo più al Cairo, in Egitto, prima di arrivare in Italia. Mia nonna, ebrea, insegnava italiano agli arabi per lo più musulmani negli anni 30 in una scuola gestita dai cattolici, da cristiani cattolici. Negli anni 30 questo al Cairo era assolutamente normale. Mia mamma ha conosciuto l'antisemitismo quando è venuta in Italia. Ora la situazione politica è cambiata, anche in Egitto, ma questo vuol dire allora che il problema non è solo religioso, il problema si lega anche ai contesti sociopolitici e questo vale in primo luogo per la delicata situazione medio orientale. Purtroppo noi tendiamo a volte a sovrapporre un po' il piano religioso e il piano politico. Dobbiamo, per capire, separarli e interrogarci su quanto anche politicamente possiamo fare
per combattere insieme il terrorismo, ma il terrorismo si combatte insieme con un'educazione al dialogo importante, non solo con le armi. E questo credo sia la risposta più forte che le religioni oggi possono dare alle provocazioni del terrorismo. Bene, cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare per costruire la pace e poi ecco, l'amore al nemico? Sono due cose che si richiamano, due aspetti che si richiamano. Possiamo fare tante cose, oltre le cose che sono state dette. Io sottolineerei l'aspetto, intanto, personale, maturare una coscienza di pace, maturare una coscienza proprio personale, sull'esempio di San Francesco, ecco, riprendo il discorso di San Francesco, dove, ecco, prima di tutto, ecco, personalmente, io cosa posso fare per maturare una coscienza di pace negli ambienti in cui mi trovo? Perché chiaramente è quello il laboratorio dove siamo posti. E abbiamo la vita di ogni giorno che ci presenta la categoria del nemico, ci presenta la categoria del conflitto, ci presenta l'opposizione, lo scontro sotto tante forme, sotto tanti volti. E quindi ecco, prendere coscienza che il nemico è sicuramente un aspetto, una parte di me che non conosco e che devo affrontare. L'amore al nemico è un discorso complesso, ampio, e che chiede veramente un ripensamento del nostro vivere la fede, del nostro vivere il rapporto con Dio. Chiaramente il nemico, l'amore al nemico, si arriva ad amare al nemico partendo da un'accettazione dell'idea che possa esistere un nemico. Ecco, l'amore, sicuramente, ecco, io personalmente credo che in ambito cattolico sono state fatte delle cose molto belle a livello istituzionale, ecco, pensiamo ad esempio a quel momento in cui Giovanni Paolo II ha fatto la confessione delle colpe storiche dei cristiani, soprattutto ecco, nell'enciclica Tertio Millennio Innuente e nella liturgia profetica, proprio in cui ha chiesto perdono per tutte le colpe, per tutti quei momenti in cui la Chiesa, ecco, si è mostrata in un certo modo. Ecco, questi sono dei gesti eclatanti che parlano molto alle nostre coscienze, ma soprattutto ecco, poi c'è un assenteismo nella vita di ogni giorno, c'è un assenteismo nella comunità dove si maturano le logiche del perdono, dove si maturano le logiche dell'amore che si costruisce giorno dopo giorno. Quindi l'amore al nemico è qualcosa che prima di tutto impegna personalmente, credo, e tutti in questo ecco, ci sentiamo coinvolti. E da questo si costruisce, credo, la pace. La pace è proprio come frutto delle piccole conquiste che ognuno di noi è chiamato a portare, proprio abbattendo quei muri di separazione che ci dividono nel quotidiano e poi ecco, nelle grandi occasioni. Chiaramente porsi con serietà nei confronti dei grandi temi del dialogo, nei grandi temi della cultura, soprattutto lo dico nei nostri ambienti dove ecco, purtroppo si registra una crisi culturale, una grande, grave crisi culturale nei confronti di problemi di un certo spessore, come il dialogo, come ecco, tutto ciò che può creare momenti formativi. Vedete le pagine Facebook, che sono un po', dico, prendo questo, non fa testo, però sono un po' il termometro di che cosa ci occupiamo durante la giornata. Ecco. Di che cosa ci occupiamo, quali sono i nostri interessi, verso che cosa ci muoviamo. Quello è il termometro che ci dice in fondo quali sono le scelte che facciamo ogni giorno. Ecco, se non partiamo da queste piccole cose, non possiamo costruire grandi progetti. È bello poter avviare qui in zona dove tante cose stanno morendo, tante cose stanno scomparendo proprio. Ieri sera parlavamo con uno di questi responsabili, l'università
è stata tolta, la provincia è stata tolta, la Camera di Commercio si sta togliendo, ecco, nel nostro piccolo proprio quelli che sono gli elementi di riferimento vanno a scemare. E allora conviene che ognuno di noi veramente prenda consapevolezza di questo indietreggiare nei confronti di ciò che veramente costruisce la pace, di ciò che costruisce l'amore, e proporsi. Si fa fatica veramente a coinvolgerci nei grandi temi di ogni giorno, nei grandi temi, in questi grandi temi. Speriamo che possano nascere delle iniziative che favoriscono il dialogo, che favoriscono l'incontro, su cui ci ritroviamo a lavorare per le cose di cui abbiamo bisogno, che appunto è con la pace, l'amore al nemico, ma deve partire, credo, da una sensibilità e da una coscienza personale. Grazie. Partirei proprio dall'ultima domanda, per tentare di rispondere alle altre, cioè cosa c'è di amore per il nemico? E allora è una domanda complessa, come è stato accennato, ma mi chiederei, e come dire, invito voi a farvi questa domanda: chi è il vero nemico? Qui siamo in un incontro di dialogo interreligioso e religioso, siamo in un contesto, ecco, di uomini di fede che cerca di incontrarsi, ma incontrarsi in Dio innanzitutto attraverso i diversi percorsi che Dio ci ha dato nelle diverse forme religiose. Ma le religioni sono, è stato bello quando padre Biagio ha detto: ma cos'è la religione, nel suo intervento, e ha spiegato ovviamente sinteticamente, e sintetizzo ancora io aggiungendo e integrando qualcosa: la religione è un mezzo che conduce l'uomo a Dio, per ricondurre l'uomo a Dio. Ora, se dimentichiamo cos'è la religione e quindi dimentichiamo il nostro fine, che è la conoscenza di Dio, allora da ciò poi ne nascono tutta una serie di questioni mondane, terrene, perché questo incontro non si può fare a Jeddah, o perché il musulmano mi si presenta a me con un versetto dove mi taccia di essere il nemico e il miscredente. Cioè, se non si mettono le cose al proprio posto e non si perde di vista l'essenziale, e allora è un mondo della confusione. Giustamente padre Biagio diceva: anche su un piano pragmatico perdiamo i punti di riferimento istituzionali, ma noi non possiamo mai perdere il punto di riferimento essenziale, che è il fine della nostra vita, cioè la conoscenza di Dio. E tornando un attimino al termine jihad, di cui non ho potuto nel mio intervento di prima dire nient'altro, ma anche in pochi minuti che mi vengono ancora offerti non è che posso esaurire il concetto, ma vi posso dire che il termine, che è strumentalizzato e tradotto malamente, è riferito esclusivamente a un combattimento interiore, tant'è che nell'Islam, nella lingua araba, per dire guerra c'è un altro termine, che è harb, che non ha niente a che vedere con jihad, è un'altra radice, vi cito proprio un passo del califfo Umar, che era uno dei primi successori del profeta Muhammad, che scriveva al suo generale Sa'd ibn Abi Waqqas, a proposito di, per dare il senso di cosa vuol dire jihad e di cosa si preoccupava lui, ed era un generale, quindi. E scriveva: a voi prescrivo, così come a quelli che sono con voi, di guardarvi dalla ribellione alla legge divina più di quanto non facciate dai vostri nemici. Quindi non guardatevi troppo dai vostri nemici, ma guardate a non sovvertire, a non malinterpretare, a non ribellarvi alla legge divina. I peccati che commette la truppa costituiscono una minaccia molto più grave di quella proveniente dal nemico. Questo per far capire che il combattimento esteriore è di guerra santa, se qualcuna è stata fatta, ma è soltanto stata fatta agli inizi nella penisola arabica per sconfiggere i miscredenti. Finita la prima espansione dell'Islam,
Non aveva più senso la guerra santa. Il termine guerra santa, anche se non era, il jihad non era espresso in questi termini, in termini militareschi, aveva finito il suo corso. E tra l'altro c'è tutta un codice comportamentale da rispettare, anche trattandosi legittimamente di guerra santa, che ripeto, riguardava i primi anni dell'espansione dell'Islam, perché la prima comunità islamica doveva difendersi dagli attacchi dei miscredenti. E quindi, perché il profeta Muhammad era stato inviato da Dio per ricondurre all'ortodossia una comunità di politeisti. Ecco. Dicevo, ho perso il filo, scusatevi. Allora concludo, mi riferisco proprio a un'altra cosa, proprio per il termine jihad, proprio che l'esempio, la testimonianza del profeta Muhammad, proprio perché non dava nessunissima importanza al combattimento fisico, al combattimento con le armi, diceva che l'inchiostro dei sapienti è molto più prezioso della guerra, del combattimento contro il nemico. Questo sintetizza effettivamente che quando ci troviamo di fronte a delle persone che si vogliono confrontare con noi, ma su termini molto, molto, come dire, letteralistici, già per noi è un'occasione per glissare, per evitare, perché questi non sono incontri di dialogo o di tentativo di dissipare delle ignoranze, questi sono esattamente l'opposto, sono delle occasioni per fomentare le discordie e per aumentare le divergenze. Allora questo è meglio evitarle, come è meglio evitare certe zone dove certi dialoghi non si possono fare. Se ci sono luoghi benedetti come questo, ma perché non bisogna farlo qui? Perché bisogna andare per forza a richiedere una reciprocità in posti dove questo dialogo non è possibile? Magari in questo momento, quando la stessa professoressa ci ha testimoniato che nello stesso Egitto, alcuni decenni fa, tutto ciò era possibile e adesso non più. La comunità religiosa islamica italiana si relazionava con l'Al-Azhar fino a pochi anni fa, con l'Al-Zaytuna in Tunisia, l'Al-Azhar in Egitto, con la Zaytuna, con i paesi libici, con la Libia, con l'Algeria, si relazionava con l'Arabia Saudita. Da alcuni anni non è più possibile, noi non siamo più andati, non possiamo più andare neanche noi stessi musulmani, perché lì l'ideologia è talmente ormai forte, ha strumentalizzato tanto le cose a livello politico, che non è più possibile dialogare neanche tra musulmani. Scusate se ho preso... Grazie, penso che parole ne abbiamo dette tante, ma attraverso le parole sono passati veramente tanti grandissimi messaggi, e come ogni dono anche un compito per ognuno di noi. Noi ci lasciamo con questa bellissima frase di Giovanni Paolo II, a cui aggiungiamo appunto i musulmani, e anche vi cito questa frase di Martin Buber, che diceva: la presenza divina partecipa a ogni incontro autentico tra gli esseri umani e abita in quelli che realizzano il vero dialogo. Ci auspichiamo per tutti noi di vivere come impegno questa presenza divina, che forse anche oggi pomeriggio ci ha accompagnati.